sicuramente io personalmente ho avuto l'opportunità di accedere a una vasta documentazione, insomma, video, foto, e poi anch'io da tempi dei provini mi documentavo appunto sulla vita di Donatella, e sì, quindi insomma per quanto riguarda la costruzione del personaggio attraverso questo, poi ovviamente ci si approccia, io personalmente mi sono approcciata con appunto sensibilità, delicatezza, perché comunque è una storia molto, molto forte e si sente molto un senso di responsabilità. Io ero molto incuriosita, perché il mio è un personaggio che di fatto non esiste, è in un contesto reale e rappresenta qualcuno che sicuramente è esistito, è un distillato del gruppo di avvocati che hanno seguito Donatella nei processi, quindi avvocati e avvocate, c'era anche una giovane avvocatessa. E quindi mi chiedevo un po' come fare, perché non avevo un riferimento specifico. Però poi dopo mi sono resa conto che in realtà ce l'avevo, perché la scrittura era talmente completa, l'arco del mio personaggio era talmente chiaro, le caratteristiche del personaggio erano chiarissime fin da subito, che ho detto forse può essere veramente una ricchezza il fatto che io non avevo un riferimento fisico al quale dovermi. Però comunque mi sono comunque voluta documentare, perché anche io, seppur sono presente di Ambrosio, non ero nata al tempo. 1975 insomma, tutti gli anni 70 sono degli anni incredibili e sono successe talmente tante cose che abbiamo dovuto studiare per capire, cercare di capire che cosa stava accadendo, chi erano le femministe dell'epoca, e per cogliere nello spirito. Il mio personaggio è una donna indipendente, colta, molto forte, coraggiosa, che conosce le leggi, sa il fatto suo, si sa difendere e vuole difendere Donatella, perché capisce che questa ragazza può essere veramente il motore che serve al movimento femminista per cominciare a cambiare veramente le cose. Quindi non esiste, ma in realtà esiste, perché quelle donne ci sono state. Beh, certo, io appunto quel fatto che la serie si concentra molto sul processo, per me, cioè nel senso personalmente, ne chiudo molto proprio, anche cioè, mi sembrava di stare in un vero processo, non so come dire, era insomma mi ha fatto entrare di più nella storia, mi ha fatto capire appunto poi come sappiamo insomma la legge, appunto il reato dove figuro è cambiato, non sono più in offesa alla morale ma alla persona, e quindi sono successe cose molto importanti. Stare dentro questa cosa mi ha fatto interessare molto, ho avuto l'opportunità di studiare un più, quindi mi ha arricchito molto. Sì, anche a me sinceramente, perché comunque questa serie mi ha dato veramente l'opportunità di capire da dove veniamo. Intanto grazie al lavoro di documentazione che vi ho potuto fare, perché Catlea ci ha fornito proprio il video dei processi. Perché sono incredibili i processi e in parte si trovano anche su Rai Play, credo. Perché le vittime di stupro venivano accusate in aula, ma con una ferocia veramente da rimanere. Io non sapevo che era così tanto, che loro dovevano difendersi a un certo punto, cioè da vittime diventavano i carnefici improvvisamente. Perché avevano provocato l'uomo, perché non erano state a casa, perché l'uomo è un po' così, si sa. Ma delle cose incredibili, stiamo parlando del 1975, stiamo parlando di 300 anni, 200 anni fa, cioè stiamo parlando di una cosa recentissima. E quindi quel cambio di mentalità che è iniziato in quel periodo e ci ha portato fino ad oggi, è fondamentale conoscerlo, è fondamentale conoscere quella fetta di storia, e troppe persone non la conoscono, tantissime persone non la conoscono, i ragazzi più giovani, io stessa non ero così consapevole di tutto quello che succedeva, e siccome ancora oggi c'è tantissima violenza di genere, tantissima, cioè abbiamo ancora una cultura maschilista,
effettivamente, no? Capire da dove siamo, da dove vengono le libertà che oggi abbiamo e che ancora oggi sono sotto attacco, secondo me è fondamentale per tutti, non solo per le donne, per gli uomini, per chiunque, e anche rinfrescare la memoria che magari già c'era. Per me è stata, cioè, ho trovato paradossalmente più difficoltà nel portare vitalità al personaggio che drammaticità. Nel senso, mi veniva molto più facile magari piangere oppure essere, no? Mentre dare a Donatella un senso, anche perché comunque emerge anche, sì, cioè, sì. È anche importante, perché poi anche attraverso la cioè come è stata anche scritta la serie, ci sono dei momenti anche, no, nostri più di leggerezza. Quello mi veniva più difficile, è stata più una sfida, perché pensando a quello che era successo mi veniva. Non era facile, non era una cosa che mi veniva molto spontanea. Invece per me, se dovessi proprio dire una cosa in particolare, è stato rendere credibile il conflitto interno di Teresa, perché è divisa tra difendere Donatella e la casa del movimento. E sebbene queste cose possano sembrare andare, diciamo, pari passo, in realtà non è così, perché Donatella Colasanti non voleva essere solo una vittima, però per il movimento serviva, ed è un termine orrendo, ma era necessario che lei indossasse solo la maschera della vittima. E il mio personaggio è sempre su questo crinale, non sa mai bene dove andare, perché da una parte sa che il movimento e che il processo di liberazione della donna deve passare attraverso questo, quindi sa che lei dovrebbe mantenere un certo contegno, sa che dovrebbe rispettare certi canoni che le sono stati imposti. Dall'altra però la capisce perché dice: questa cosa che ti è successa si è appropriata della tua vita, non è giusto, perché a te? E per me rendere credibile questo conflitto è sicuramente stata la cosa più complicata.